conosciuto il suo padre all'età di 18 anni ed eravamo in visita con la mia classe. Cosa si sente oggi dentro per questa dedica di Franco? Ma io l'idea non so chi è venuta, io sono grata a chi è venuta, non so che sono stata contattata quest'estate, mi hanno detto che appunto sarebbe uscito questo francobollo. E cosa si sente? Si è emozionati, poi sicuramente sono grata appunto a chi ha voluto farlo. Credo che sia giusto anche, non voglio essere presuntuosa, ma credo che avere dei personaggi così bisogna valorizzarli al massimo. E un francobollo è come un riconoscimento, un dire è stata una persona importante per tutti. E sia Alberto, sia Fellini, sia mio padre lo sono stati. Immagino anche come avrebbe preso lui la cosa, sicuramente con emozione, però anche con divertimento. E anche Alberto penso, sarebbero stati molto più bravi di noi nel fare una battuta di spirito anche sulla cosa. E, però probabilmente commenteranno da lassù. Come nasce l'idea del francobollo dedicato al nostro grande Alberto Sordi? Nasce da una nostra richiesta che abbiamo fatto 2 anni fa in occasione del 15 giugno, giorno della nascita di Alberto Sordi, il giorno in cui noi continuiamo a festeggiare dalla sua morte il suo compleanno, organizzando una grandissima festa all'interno della quale c'è una premiazione, premiamo 3 attori che si sono distinti non solo sotto il profilo professionale ma soprattutto per l'impegno nel sociale. Quindi io 2 anni fa mi sono rivolta alle Poste Italiane, all'ufficio Filatelia, chiedendo per l'occasione un francobollo di Alberto Sordi. Mi è stato risposto che era in programmazione ma ci sarebbe voluto del tempo. Finalmente nel 2010 siamo riusciti ad ottenerlo e lo faranno uscire in occasione dell'inaugurazione del Festival del Cinema insieme a altri 2 grandi del cinema italiano che sono Vittorio Gassman e Federico Fellini. Quindi praticamente ci sarà un foglietto, verrà fatto l'annullo filatelico proprio il giorno dell'inaugurazione del Festival, il 28 ottobre al Festival del Cinema. E ci sarà anche uno stand dedicato alle poste dove si potranno acquistare questi francobolli che saranno a tiratura limitata, soltanto 2 milioni di copie.